Si è svolta lo scorso 3 maggio a Salerno, presso la Sala Don Tonino Bello della Chiesa Gesù Redentore, la nona edizione del premio Camilla Barba. La manifestazione, rivolta ai bambini delle quinte elementari e ai ragazzi delle scuole medie, ha visto la partecipazione di numerose scuole di tutta la provincia di Salerno. Tema di questa edizione, la felicità. Oltre 500 gli elaborati arrivati alla giuria. Il primo premio è andato all'Istituto Comprensivo Trifone di Montecorvino Rovella. Da segnalare anche quest'anno la presenza dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno, professoressa Eva Avossa. Premio speciale al dottor Francesco Cembalo. Siamo qui con nonno Sabino, l'anima di questo premio. Ormai siamo giunti alla nona edizione. Le emozioni che ti porti dentro da 9 anni e che questa sera sono confluite in una serata bellissima. Che cosa ci racconti? Racconto che nel leggere io non parlo di poesie, parlo di scritti miei. Mi sono emozionato, ci sono riuscito giusto giusto ad arrivare al termine. È stata una nona edizione un po' particolare, molto più viva perché c'erano più ragazzi, quindi è stata una cosa molto bella, molto sentita. E abbiamo avuto parecchi complimenti, questo è il merito. E poi l'importante è ricordare Camilla perché ha lasciato tanto. Siamo qui alla nona edizione del premio Camilla Barba in compagnia di Marika De Rosa, vincitrice del secondo premio di questa edizione. Allora Marika, tu hai vinto il secondo premio con un tema che riassumeva il tuo concetto di felicità. Raccontacelo un po'. Il mio concetto di felicità è l'arrivo della mia sorellina, che quando ero piccola, da quando ero piccola che io sogno una sorellina o un fratellino, ma purtroppo non l'ho mai avuto. E il 19 settembre dell'anno scorso è nata la mia sorellina e quindi ho trasmesso questa mia felicità attraverso il mio tema. Ed eccoci in compagnia di Federica, rappresentante per la sua classe, una seconda media della scuola Monterisi di Salerno. Allora Federica, il vostro lavoro sulla felicità in che cosa consisteva? Consisteva in un video in cui abbiamo raccontato il nostro concetto di felicità. Cioè? Allora, per alcuni era la felicità era nel complesso il vivere, e invece per altri era credere nelle piccole cose della felicità e nella gioia di vivere.